progetto Bullying e Scuola è giunto alla 21esima edizione. Dall'iniziativa sperimentale del 1997 ha conosciuto un incremento non solo nel numero dei centri bullying disponibili, ma soprattutto nel numero delle scuole coinvolte e degli studenti partecipanti. Per molti insegnanti il progetto è diventato un appuntamento classico, esperienza che costituisce parte integrante della programmazione didattica ed educativa offerta agli studenti. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di far incontrare i giovani con lo sport del bullying e portarli a conoscere le capacità di questa disciplina nella possibilità di sviluppo dell'aggregazione sociale e della promozione di nuove amicizie. Quest'anno è stata una cosa molto particolare, la vittoria di questi campioni ci ha reso tutti orgogliosi da un lato, dall'altro stiamo pensando che cosa si potrebbe fare di più per dare merito a loro di aver dato lustro a tutto il bullying, ma in realtà poi dopo si tratta di una cosa molto più banale, che significa semplicemente far giocare i ragazzi e farli divertire. La gara, che nelle prime fasi si svolge quale prova d'istituto, si poggia su due fasi di selezione, qualificazione e semifinale, che vedono il passaggio del turno a un numero sempre più ristretto di ragazzi. Ad aggiudicarsi il primo posto in classifica per le scuole superiori con un totale di 2055 punti è stato l'Istituto Battisti del Polo Treffano. Meglio di così non si poteva dire. Non si poteva fare, siamo contenti, per noi due è la terza volta, quindi è sempre un piacere farlo. Quanto è il punteggio? Il mio 328, totale di due partite. Il mio 305. Per il turno delle scuole medie invece, a salire al primo posto in classifica è stata la scuola Fa di Bruno di Marotta. Vi aspettavate questa vittoria? Così, molto, molto eccitante è stata, arrivare fin qua già per noi è un bel passo avanti da tanto dico. Avete vinto con un punteggio? Sì, secondo 1200. Soddisfatto anche il titolare dello Sport Park, che ha messo a disposizione la struttura per il progetto. Siamo felici che quest'anno abbiamo ottenuto sempre un grande numero di partecipazione, sia per la fase delle superiori, sia per la fase dei diversamente abili, sia per questa fase delle medie. Abbiamo fatto tante presenze e speriamo di continuare così.